Ciao a tutti, sono Gianfranco Tonossi, chef dell'osteria del Divin Porcello di Masera. Sono qua nella sala della Stube per presentarvi questa nuova collaborazione con la latteria antigoriana di Crodo per questa nuova rubrica di cucina. Prepareremo un piatto denominato risotto al baita, pere e ortiche. Gli ingredienti che ci servono per questo risotto sono formaggio baita della latteria di Crodo, che è un formaggio a crosta lavata, del burro della latteria di Crodo sempre, del riso carnaroli, del vino bianco, delle pere e delle ortiche che trasformeremo in pesto. Iniziamo a preparare il risotto. Un pochino di burro per il soffritto, lo lasciate rosolare quanto basta. Io tendo a non mettere soffritti di cipolla e scalogno, voi fate come preferite. Aggiungiamo del riso carnaroli, aspettate che rosola a sufficienza. Quando lo sentite scricchiolare è giunto il momento di sfumarlo. A questo punto aggiungete il vino bianco, attendiamo che evapora l'alcol del vino e aggiungete il brodo vegetale, sempre a piccoli quantitativi, attendendo che evapori. Quando siete all'incirca a metà cottura è il momento di aggiungere le pere sbucciate e tagliate a dadolini, una pera magari con una tendenza un po' dolce, non troppo aspra. Poi aggiungiamo 2 cucchiaiate di pesto di ortica che abbiamo preparato scottando le ortiche, frullandole con dell'olio d'oliva, del parmigiano e un piccolo spicchio d'aglio. Vedete che bel colore che prende e che profumo sentirete, perché l'ortica ha un profumo molto particolare, molto buono. A questo punto, a cottura ultimata, lo spegniamo, operazione fondamentale. Aggiungiamo ancora un goccino del nostro burro di Crodo, della panna, poca, e ingrediente fondamentale il baita, che è un formaggio, come dicevamo prima, crosta lavata, pastorizzato a latte intero, e si sposa benissimo con questo risotto e sciogliendosi emana profumi e sapori delle nostre valli, delle mucche e delle nostre erbe. Lo facciamo sciogliere. A questo punto non ci resta che impiattare il piatto. Prendiamo delle ortiche e le mettiamo come decorazione. Piacere, potete far caramellare delle pere indadolata con un pizzico di zucchero e del burro. A questo punto il risotto col formaggio baita della latteria antigoriana di Crodo con le ortiche e le pere è pronto. Un saluto dal Divin Porcello. Ciao!